Dottor Giuseppe Montesano, 51 anni, questore di Venezia, ex capo della Criminal Pol di Torino. La sua attività di poliziotto ha ispirato un film, Un uomo e una città, interpretato da Enrico Maria Salerno, e un libro, Il commissario di Torino. Dottor Montesano, per quale motivo pensa di essere stato preso come modello dal cinema e dalla letteratura? Beh, dal cinema è facile, perché è stato un film tratto da un romanzo, o dei film tratti da romanzi. Dalla letteratura è anche facile spiegare. Gli autori dei libri sono dei cronisti di Nera, con cui naturalmente avevo rapporti giornalieri di lavoro, di amicizia, e sono un po' i cronisti, hanno fatto riversato un po' le cronache delle loro esperienze. E lei era il personaggio. Esperienze comuni, certo. Quando lei arrivò in Sardegna, come questore di Sassari, gli ostaggi dell'anonima sequestri erano 22. In poco tempo riuscì a liberarli tutti. Come ha fatto? Beh, no, adesso non vorrei... Io non sono molto modesto. Mi rifaccio ai ritagli, alle cronache, certo, no. Naturalmente. I fatti stanno così. Nella Costa Smeralda c'era stata un'esplosione di sequestri e in un certo periodo c'erano 25 ostaggi nelle mani dei banditi, tra cui la famiglia Shield, che le ricorderà, quei tre inglesi, sì, certo. Madre, padre e figli, intere famiglie, i due fratelli Casale di Torino, intere famiglie che venivano prelevate con una brutalità, anche con una violenza eccessiva, cioè gratuita, non finalizzata al riscatto, al pagamento di riscatto, che è poi il fine del rapitore. Quindi c'era questa cosa brutta. Con riflessi internazionali, essendo la Costa Smeralda, come lei pensa, un nodo di turismo internazionale dei più eclatanti del mondo. Non è che sia stata la mia opera a far rilasciare, c'è stata tutta un'opera di tutta la polizia e c'è stato un capovolgimento delle tradizionali posizioni dei sardi, per cui è cominciato a farsi luce il fenomeno del pentitismo, del banditismo sardi, che non aveva precedenti nella storia. Ed è stata quella naturalmente la carta vincente che ha portato all'arresto di 60-70 sequestratori. A questo proposito, di queste confessioni, che rapporto si crea fra il poliziotto e il detenuto nelle lunghe notti, con questi estenuanti interrogatori? Sì, sì. Cioè, nasce una qualche confidenza? È sempre un uomo di fronte a un altro uomo? Certo, è un rapporto che ha soltanto quello dello psicanalista, come termine di paragone, si può paragonare soltanto a quello, al confessore, è la confessione. Non, è lo stesso termine viene usato per la confessione religiosa e per quelle che finisce nei verbali. Dei verbali della polizia. Quindi è un rapporto complesso, tutto da studiare, cioè che io credo di aver studiato, però occorrerebbe molto tempo per analizzarlo. C'è sempre ostilità o si crea perfino un'onda di simpatia? Non deve esserci ostilità. Finché c'è ostilità non è possibile un dialogo, c'è soltanto le cosiddette contestazioni, non solo quelle che portano alla confessione. Quando è che uno cede? Quando è che cede quello dell'altra parte? Cede per stanchezza? Cede perché è incastrato dal ragionamento? Cede perché ha fiducia perfino nel poliziotto che lo interroga e pensa che lo possa aiutare? Non si può generalizzare, ogni caso fa storia a sé. C'è chi cede perché, come in tutte le confessioni, ha voglia di cedere. Aspetta il pretesto per potersi scaricare di una colpa, di un senso di colpa che magari non riesce a tollerare. Io ricordo ad esempio il caso di una ragazza che fece molto un grandissimo scalpore a Torino. Ci fu una ragazza che era stata seviziata e strangolata, abbandonata a Vinovo, vicino all'ippodromo di Vinovo, sì. Si chiamava Martine Beauregard. Anche per questo nome francese, anche tutto questo alone di mondanità. Di peccato. Di peccato, e quindi creò lo charme della ragazza, che era veramente molto carina, creò tutto un alone di fascino che colpì molto l'opinione pubblica. Mentre noi brancolavamo come al solito, come nelle migliori tradizioni, nel buio, non riuscendo a trovare uno spiraglio in cui una notte che io ero come stasera influenzato e tossicoloso, come lei mi ha sentito, venne svegliato da una telefonata di una persona che tramite centinaia di questo voleva parlarmi. L'istinto mi portò ad ascoltarlo e questa persona mi disse: dottor Manzano, lei sta cercando l'assassino di Martin, che è stata uccisa, seviziata, solo io. E ho detto, ho capito, qualcosa mi ha detto che era una cosa seria. E io gli ho detto dov'era, mi ha detto dov'era, l'ho raggiunto e mi ha confessato l'assassinio della ragazza, dicendomi che da quando aveva commesso l'omicidio il senso di colpa l'aveva reso talmente infelice che aveva preferito scaricarsi e farlo. Poi ha ritrattato,
poi è stato prosciolto in istruttorio, quindi non so come se sia stato vero o no, ma se fosse vera la confessione che costui mi ha fatto a suo tempo, sarebbe il tipico caso di uno che non riesce a sopportare il senso di colpa derivante da quello che ha fatto. Se non è vero, allora siamo in tutta l'interpretazione sono aperte. L'assassino ritorna sempre sul luogo del delitto, ma ritorna qualche volta a trovare il commissario che l'ha messo dentro? Quasi sempre, sì. E i discorsi che si fanno quali sono? Beh, alcuni sono discorsi, qualche volta ci sono discorsi come quelli che abbiamo sentito di vecchi malavitosi emarginati, i quali ricordano il bel tempo antico, la nostalgia del... Sono perfino patetici. Sono quelli. Patetici, naturalmente, però rispettabili. Ma molto spesso è una curiosità, che non è malsana, è una curiosità naturale di sapere, di cercare di capire qualche informazione sul come siano andati fatti dall'altra parte, che può essere utile per l'avvenire, naturalmente, sì. No? Qual è il bandito più pericoloso che ha affrontato? Anche questo è molto difficile da dire. Ho conosciuto tanti banditi, molti. Direi che i più pericolosi sono quelli che non hanno una determinazione, sono i generici, i dilettanti, gli improvvisati. C'è anche una dignità del professionista, allora? C'è una dignità del professionista che c'è ancora, che una volta era una religione e corrispondeva alla visione diversa che si aveva del lavoro, no? L'operaio sì. Specializzato, il piemontese, il battilastre, era orgoglioso, aveva la religione del proprio lavoro, l'orgoglio del lavoro fatto bene, e questo si risolveva perché la criminologia è solo un aspetto della sociologia, non è che i delinquenti arrivino da un altro pianeta, sono gente come sono noi parte, che a un certo certo, momento del nostro mondo. È chiaro, rispettano esattamente la società da cui provengono. Quindi i delinquenti di una volta erano altamente specializzati, erano il cassellatore di casseforti, erano dei professionisti all'altezza di operai specializzatissimi dell'industria metalmeccanica. Ma si diceva romanticamente degli artisti, sì, cioè, sì. Come si dice dei bari, come si dice di altri. E invece no, erano degli operai specializzatissimi, molto bravi, i quali sentivano l'anima delle casseforti con il polpastrello sensibilissimo, soltanto perché avevano un'esperienza ed una preparazione tecnica approfonditissima. Cioè, ripenso alla scuola dei borsaioli di Voiello di Napoli, dove gli allievi borsaioli si allenavano 8 ore al giorno. L'esame finale di questa università del borseggio consisteva nello svestire un manichino che era una pezza di campanelli e doveva essere svestito senza che naturalmente trillassero i campanellini, quindi era un'applicazione tremenda. E la prova di questo che si è avuto è che quando gli italiani non hanno avuto più voglia di fare questi lavori che richiedevano questa anche preparazione, lì non c'è stata più la voglia. E sono stati soppiantati dalle classi dei terzomondisti o dalle classi emergenti, prima i sudamericani, poi i rumeni, che sono quelli che adesso, i colombiani, i cileni, i spagnoli, i rumeni. Quindi sono quelli che fanno i borsaioli. Importiamo manodopera anche per la delinquenza. Esattamente, si svolgono gli stessi fenomeni che si hanno nella sociologia, si hanno nella criminologia. Senti, dottore, c'è una qualche differenza fra la delinquenza del nord e quella del sud? Lei è stato in Sardegna e lei è stato a Torino, adesso sta a Venezia. Però ho conosciuto più delinquenza del sud a Torino che in Sardegna, naturalmente. Chiaramente, perché Torino è la città in cui c'è più... Migrazione. Perché ha scelto di fare il poliziotto? Perché una delle poche professioni, che per me resta ancora affascinante, nonostante la conosca tanto bene, sia stato... che consente un minimo di avventura, un minimo di fantasia in questo mondo così grigio, così questo terziario tecnologicamente avanzato, che tutte queste cose che mi ripugnano profondamente. Che qualità occorrono per essere un buon poliziotto, secondo lei? Non occorrono delle grandi qualità, forse. Occorre della tenacia, molta caparbietà, della fantasia, un po' di cattiveria. Qual è il pericolo maggiore che ha corso? E il pericolo maggiore che ho corso è il pericolo di perdere la cattiveria e di diventare buono. E ci sono riuscito ad evitarlo. Cosa vuol dire essere cattivo? Beh, dico il pizzico di cattiveria, di grinta, ecco, perché occorre non affrontare le cose che non sono... Cioè carattere? Beh sì, diciamo caratteraccio. Diciamo. C'è una crisi di vocazioni anche nella polizia? Direi di no, abbiamo avuto la prova del contrario, per un concorso di 500 ispettori si sono presentati più di 30.000 concorrenti. Spesso la polizia italiana è accusata di scarsa efficienza.
Io sono convinto, guardi, avendo lavorato con tutte le poesie europee e con molte di quelle, con le poesie del mondo, eccetera, in una mia lunghissima carriera, sono convinto che il potenziale umano della poesia italiana sia anzitutto non paragonabile a nessun altro. E questo si spiega perché noi abbiamo avuto delle sacche di sottocultura, di sottosviluppo, per cui la disoccupazione intellettuale ha avuto questo riflusso evidente nella poesia. Si spiega tutto come al solito con i nostri soliti, le nostre formule di sociologia. I nostri argomenti, certo, consueti. Con i nostri argomenti consueti. Quindi questo è già, non potrebbe già essere diversamente, se noi abbiamo una scelta migliore da poter effettuare, dobbiamo avere per forza risultati diversi. Come organizzazione, come mezzi, come dotazione tecnologica, siamo ancora all'avanguardia. Basta vedere soltanto le altre polizie, noi siamo all'avanguardia. Quindi non potremmo non avere dei risultati migliori. E abbiamo risultati migliori, perché in condizioni ben difficili, con dei fenomeni criminosi che farebbero sicuramente metterebbero in difficoltà qualunque Sherlock Holmes, qualunque Maigret, noi otteniamo dei risultati che sono, possiamo dirlo senza trionfalismi, abbastanza soddisfacenti. Lei ha mai arrestato un innocente? E che cosa ha provato nel caso? Guardi, non ho mai arrestato un innocente. Non credo di aver mai arrestato. Può darsi che abbia sbagliato, però bisogna che ci fossero degli elementi tali da far sbagliare chiunque. Ecco, non è. Si parla di rivalità tra polizia e carabinieri. Che cosa c'è di vero? C'è il folklore, sono cose folcloristiche, non c'è. Non è una rivalità. La divisione della polizia che viene corrisponde a esigenze storiche, politiche, che sono di tradizione, che sono evidenti. E c'è sempre emulazione fra persone che fanno, come c'è fra giornalisti, c'è emulazione. Tutte le professioni. Fra due testate, le più rispettabili, le più. Ci deve essere un pizzico di emulazione. Forse ce n'è anche poco, direi, una polizia che se ce ne fosse di più sarebbe funzionale, finalizzandola all'efficienza dei corpi. Che cosa ne pensa dei poliziotti del cinema e della letteratura e della televisione? A chi vorrebbe assomigliare nel caso? Ma posso dire a chi vorrei assomigliare, non lo so, posso dire a chi non vorrei assomigliare. A chi non vorrei assomigliare? A chi qualche mi secca che mi assomigliano. Maigret è un goloso, pigro, non mi piace assomigliare a Maigret.